Il laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma ha validato i test rapidi antigenici per il Covid-19 che si stanno effettuando negli ospedali nei cosiddetti drive-in del Veneto. La notizia, confermata in una nota congiunta a firma dei responsabili dei laboratori dello Spallanzani e dell'ospedale di Treviso, viene rilanciata dal presidente Luca Zaia. Spallanzani, guardate, noi siamo stati i primi a livello nazionale, se non anche europeo, a parlare dei tamponi rapidi. Il dottor Rigoli di Treviso ha iniziato a sperimentare i tamponi coreani. Capite che cambia il mondo dello screening. Cioè, il tampone rapido è quello che ci permette di fare il test agli aeroporti in tempo reale, con una validazione importante, perché se il tampone rapido viene confermato, come è stato confermato, efficace, noi riusciamo a essere molto più performanti. La forza di questo strumento è appunto la rapidità nel fornire una prima risposta che in questa fase dell'emergenza diventa indispensabile. Che in 3 minuti mi rovino 7 minuti, ma in 3 minuti già si vede la stringa, 7 minuti proprio per dire buttalo via che sei negativo o sei positivo, ecco, in 3, 7 minuti, 10 minuti hai il risultato in strada. Il tampone rapido funziona bene, però, se viene fatto e validato immediatamente. La letteratura scientifica dice a livello internazionale che il tampone rapido funziona, ci insegna anche un'altra cosa, che il tampone rapido funziona bene se viene fatto sul fresco, cioè bisogna fare il tampone, non metterselo in valigetta e dire beh dopo li valido in ufficio, bisogna farli al momento, cioè mettere il reattivo e farli subito, sul fresco.